Buongiorno ragazzi e bentornati su questo nuovo video. Io sono Fabrizio e mi piace farvi vedere nello specifico cose che potrebbero essere un po' complesse, ma rendervele più semplici possibili. Quindi oggi sono qui per fare il quarto episodio della serie Come configurare la centrale Ajax e vi faccio proprio vedere come andare ad inserire all'interno dell'impianto un nuovo telecomando. Nello specifico utilizzeremo il telecomando del kit che abbiamo aperto la volta scorsa. Alcuni di voi mi hanno chiesto: ma ho per forza bisogno del telecomando considerando che l'applicazione ha il telecomando virtuale? Bene ragazzi, la risposta è: non hai per forza bisogno del telecomando, ma è fortemente consigliato metterlo e configurarlo. Perché questo? Se dovesse esserci un problema per il quale la centrale non è raggiungibile via internet, quindi hai la connessione di casa che non funziona, oppure la SIM in quel momento non sta prendendo correttamente per qualsiasi tipo di problema, è comunque sempre altamente consigliato avere un metodo alternativo fisico da poter proprio comandare il vostro impianto in locale. Quindi vediamo subito come accendere il telecomando, come configurarlo e le varie configurazioni che possiamo andargli a dire. Spostiamoci immediatamente sull'applicazione Ajax Pro. Perfetto, pagina iniziale dei nostri dispositivi. Ovviamente abbiamo già creato una stanza in precedenza. Se non l'hai visto, ti rimando all'episodio proprio della configurazione del primo sensore. E lì abbiamo sia creato la stanza che configurato il primo sensore. Se invece vuoi un'infarinatura generale di questo sistema antifurto, ti rimando proprio alla presentazione dei dispositivi, che trovi qui sopra in scheda e anche in descrizione nel link. Allora, clicchiamo proprio su aggiungi dispositivo, scegliamo aggiungi dispositivo e ci chiede come sempre di andare a dirgli il nome del dispositivo. C'è una cosa molto importante: quando aprite il telecomando vi troverete il QR code attaccato alla scatola. Non c'è nessun QR code sul telecomando stesso, quindi se perdete quel codice il telecomando lo prendete e lo buttate via. Di conseguenza vi consiglio caldamente di farvi un foglio con le fotocopie dei codici o degli identificativi dei dispositivi. E anche il QR code, se volete, andate ad attaccarlo dietro al telecomando, oppure lo attaccate in un foglio dei codici, lo mettete in cassaforte o in un posto sicuro, in modo tale che possiate sempre andarlo a rileggere in caso di riconfigurazione del vostro dispositivo. Allora, scegliamo proprio il nome al nostro dispositivo, telecomando 1, scansioniamo il QR code, sempre per privacy non vi farò vedere il QR code. Allora, andiamo a scegliergli proprio la stanza, lui lo deve comunque inserire all'interno di una stanza, premiamo il tasto OK e ci viene detto di premere contemporaneamente il tasto accensione antipanico. E facendolo proprio nello stesso momento lui riesce a sincronizzare il nostro telecomando che è adesso presente sull'applicazione. Se ci entriamo dentro, anche qui possiamo andare a dargli alcune configurazioni, come ad esempio la funzione panico abilitata o disabilitata, secondo me è una funzione molto molto importante per questo tipo di dispositivo. E volendo, un'altra cosa simpatica per il cliente finale potrebbe essere il fatto di poterlo disabilitare momentaneamente. Lo do a qualcuno che deve entrare solo in una determinata giornata, chiamo l'installatore e gli dico: me lo puoi disattivare da domani fino a venerdì? Clicchiamo proprio sulla disattivazione temporanea e lui non funzionerà più per questo breve periodo di tempo. Cliccando proprio sulla rotellina, quindi sul nostro ingranaggio, possiamo andare a modificare le impostazioni che vi ho appena detto. Ad esempio, assegnarlo a un utente specifico, cosa importante perché almeno sappiamo esattamente qual è il telecomando che abbiamo dato a una specifica persona. Abilitare e disattivare l'antipanico, abilitare la protezione dall'attivazione accidentale dell'impianto e, come dicevamo prima, andare a disattivarlo in maniera temporanea. Un'altra funzione che possiamo andare a settare proprio dal nostro ingranaggio è se all'attivazione dell'antipanico lui debba far partire o meno le sirene. Come vedete abbiamo proprio la voce allarme con sirena. Abilitato così, oltre a far partire le notifiche verso gli utenti che abbiamo abilitato, lui farà anche suonare la sirena locale, se abbiamo quella interna, e esterna se abbiamo proprio montato una Siren Street. Quindi anche questa è una funzione da tenere presente quando facciamo la configurazione del telecomando supplementare dell'impianto. Bene ragazzi, per questo quarto episodio è tutto. Se questo video ti è piaciuto metti un bel like, iscriviti al canale, accendi la campanellina e seguimi anche sui miei canali social. Io adesso ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!
la 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 la